Bruni a 4.05, che più in là non si può cominciare perché a 4.05 c'è la qualificazione, e Malavisi a 4.05, ha rinunciato anche a 4 metri, qui intanto l'errore della greca Stefanidi a 4 metri, ci si sta arrampicando alla cifra definitiva di questa qualificazione, si prova ad arrampicarsi. Stefanidi, Giorgia Stefanidi, campionato di 4.10, ha sbagliato, è il primo errore. Colossidou è una che può puntare alle medaglie, ha il quarto primato personale fra le atlete in gara, 63-88. C'è stata una decisione sorprendente. Nell'alto? Nell'alto, nel senso che hanno interrotto la gara 1.80. Hanno qualificato le prime 12 dopo 1.80, ma c'è una tredicesima che era ancora in gara, Ligia Damaris Grosav, romena, che rimarrebbe fuori. Immagino che in realtà abbiano deciso di allungare a 13 le finaliste, perché altrimenti, questo dice l'informatica, Grosav sarebbe fuori anche se non avrebbe finito la gara, sarebbe ancora in gara. Quindi immagino che avranno allargato a 13. E qui c'è Anastasakis, Panturoiu 13.36, Marinciu 13.23. Cestonaro è sesta con la medaglia d'argento molto vicina, anche la medaglia di bronzo, ma anche l'oro non è troppo vicino. Anastasakis va sopra i 70. Anastasakis è dodicesimo, questo risultato potrebbe permettergli proprio all'ultimo turno di agganciare un posto fra i primi 8 per il greco, che ha un primato di 75-40, quindi è uomo da medaglia. 71-89, finisce dietro a Marco Bortolato, sesto, e sempre terzo Simon Lang con un 72-81, che se Simon Lang sarà il prossimo. Attenzione Anastasakis, quello pericoloso. Michele Anastasakis ha un primato di 75-40, 73-43 il lancio di Bortolato. E questo è corto rispetto a quello. Non cortissimo, Anastasakis dovrebbe mettere qualche centimetro rispetto al suo 71-89, 72-66 per il quinto posto di Özkan Baltaci, Turchia. Anastasakis avrà poi un ulteriore turno. Attende come noi la misura, sapendo di aver incrementato, di aver migliorato la posizione. Tarda la misura. Ricordo medaglia d'oro per Ottavia Cestonaro. 72-44, 99 centimetri di meno rispetto a Marco Bortolato.